Il prossimo Consiglio Comunale vedrà al centro del dibattito delle interpellanze presentate dai movimenti politici l'Arena Borghesi. Dopo il documento depositato dal Movimento 5 Stelle, anche l'altra Faenza ha presentato un'interpellanza sulla questione che ruota intorno agli interessi di Azienda Sanitaria, Comune e Supermercato Conad, sostenendo al contempo la raccolta firma fatta partire da Lega Ambiente e Italia Nostra, sia online sia tramite banchetti, per chiedere all'amministrazione faentina di fermare il progetto di espansione del supermercato. Ci sfugge il meccanismo secondo il quale viene sbandierato da più parti come dato certo che comunque chi si acquisirà il bando di gara dell'USL, chi vincerà, cederà l'immobile al comune di Faenza, ma di questo fatto, di questo dato, non abbiamo nessun riferimento negli atti. Non ci può essere nel bando dell'USL, non ci può essere un accordo in comune, non abbiamo riscontri e quindi ci sentiamo un attimo, come posso dire, incerti sulle valutazioni espresse dal vice sindaco. Ecco, il vice sindaco sponsorizza, diciamo, questa operazione per cercare di restaurare l'Arena Borghese. Voi però avanzate un'ipotesi alternativa? Beh, sicuramente. Allora, l'Arena Borghese è un centro di eccellenza culturale, direi è l'ultimo baluardo di questo tipo a Faenza, per cui le possibilità che si possono avere di fronte a un bene come questo sono le più svariate. Sicuramente quello già che ha già proposto Lega Ambiente, che noi abbiamo fatto nostro, di utilizzare questo bene con finalità diverse da quelle che sono le proposte del vice sindaco, a noi piace di più. Poi è chiaro che se nel percorso ci fosse completa chiarezza, potremmo pensare di accettare qualsiasi tipo di valutazione. Snaturare completamente un bene che aveva comunque delle finalità, nasceva da un'eredità, c'era un legato, snaturarlo completamente ci sembra privare la cittadinanza di un polo di aggregazione culturale e ricreativa molto importante. Ecco, non siete i primi che collegate la vicenda Arena Borghesi con la vicenda centro commerciale La Filanda. Diciamo che hanno un minimo comune denominatore. La catena, il gruppo Conad comunque è il trade union di questa vicenda, almeno potrebbe essere visto come il trade union di questa vicenda. Vorremmo avere anche chiarezza e lumi su questa ipotesi. Ecco. Federico Lega, per Faenza Web TV.